Oggi parliamo dei bond governativi e di come questi possono esserci utili. Quindi resta fino alla fine se ti interessa scoprire come fare per sfruttare questo tipo di dato. Prima di procedere, tuttavia, ti invito a iscriverti al canale nel caso in cui ti interessassero temi come questo, oppure se ti interessa la Playstation di Arduino, e ti invito anche a seguirci su tutti gli altri canali social per rimanere aggiornato sulle nostre attività. E oltretutto, se ti va, ti invito anche a dare un occhio al mio canale YouTube, dove invece si parla prevalentemente di business, di marketing e di sviluppo dei business. Detto questo, possiamo procedere. Entrando nel concreto, che cosa sono i bond? Si tratta di un prestito che chi compra i bond fa a un certo stato, e a fronte di questo prestito, lo stato che emette i bond pagherà ovviamente un certo tasso di interesse a chi presta i soldi, e al termine della durata del bond, infatti esistono diverse scadenze, lo stato restituirà ovviamente i soldi che sono stati usati per comprare i bond. Quindi, come ho lasciato intendere, esistono diverse tipologie di bond, tanto vero che possiamo avere dei bond che scadono a 6 mesi e addirittura possiamo avere dei bond che scadono a 30 anni. Infatti, possiamo dividere bond con scadenza a breve termine, dove possiamo comprendere tutti quelli con scadenza inferiore ai 2 anni, e bond a lungo termine, che sono quelli ovviamente con scadenza che dura diversi anni, quindi dai 2 anni in su, per esempio. Venendo a noi, qual è il modo con il quale potremmo sfruttare i bond? Nel senso, come facciamo a far sì che possano esserci d'aiuto nella valutazione dei nostri investimenti? Bene, quello che dobbiamo guardare sono i rendimenti e la curva dei rendimenti. Però partiamo, diciamo, con cautela e andiamo a spiegare cosa sono i rendimenti di un bond. Per rendimento intendiamo quel guadagno che chi compra un bond si può attendere in cambio dell'acquisto e del mantenimento di un bond. Infatti, come vi ho detto prima, lo Stato riconoscerà un certo tasso di interesse a chi compra i bond, perché comprare i bond equivale praticamente a prestare dei soldi allo Stato. In una situazione normale, infatti, il rendimento di un bond a lungo termine è superiore al rendimento di un bond a breve termine. E per situazione normale intendo una situazione di crescita economica, quindi di espansione. Alla luce di ciò, vediamo quindi come potrebbero esserci utili queste informazioni, andando a richiamare la suddivisione che vi ho fatto poco fa, quindi tra breve e lungo termine. In una situazione di crescita economica, tendenzialmente ci si aspetta rialzi positivi dovuti all'inflazione, e i bond a lungo termine diventano naturalmente più rischiosi, perché potrebbero avvenire dei rialzi dei tassi di interesse. E di conseguenza chi investirà in bond a lungo termine pretenderà tassi di interesse superiori, o meglio, rendimenti migliori rispetto a prima. Invece, nella situazione inversa, quindi in una situazione di incertezza economica, si avrà una situazione diversa, perché i rendimenti dei bond a breve supereranno i rendimenti dei bond a lungo termine. Quindi, cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che noi, guardando il rendimento dei bond a breve e a lungo termine, possiamo capire quello che gli investitori si aspettano da una certa economia, e da quello possiamo cercare di capire cosa effettivamente poi potrebbe succedere. Tanto vero che siamo nell'ambito degli indicatori leading, quindi indicatori che anticipano delle cose, o meglio, i movimenti dell'economia futura. Quali sono quindi le implicazioni per noi se volessimo ipoteticamente valutare degli investimenti in dei paesi, o meglio, in delle società che ovviamente sono in certi paesi? Bene, quello che dovremo fare sarà semplicemente andare a verificare tramite il rendimento dei bond quale potrebbe essere il futuro di quella certa economia. Infatti, se noi volessimo investire, per esempio, su una certa società X, per esempio, appartenente a una certa economia Y, ok? E la società X ci ispira, però vediamo che in quell'economia potrebbero esserci dei problemi, ecco che potremmo fare delle valutazioni in più e, per esempio, lasciar perdere quella certa società. Viceversa, se una società invece si trovasse in una situazione ottimale e si trovasse in un'economia che vede una crescita futura, e spesso le aspettative comunque poi determinano in parte anche quello che succede nel futuro, ecco che sarà molto importante tenerne conto e magari effettuare quell'investimento. In conclusione, quindi, ti invito davvero a dare un occhio alla curva dei rendimenti dei bond, perché potrebbe esserti davvero molto utile nella valutazione dei tuoi investimenti, perché ti aiuteranno a capire la situazione dei paesi nei quali vuoi investire, o meglio, nei paesi in cui si trovano le società in cui vuoi investire. Ovviamente questo è un indicatore che non va guardato singolarmente, bisogna guardare anche gli altri indicatori di cui parliamo insieme in questa playlist. Infatti, ti invito a guardare tutti i video precedenti di questa playlist in modo da avere una panoramica il più chiara
possibile. Con questo quindi è tutto, io ti chiederei di lasciare un like se il video ti è stato utile e se ti è piaciuto, poi ti invito nuovamente a iscriverti al canale se ti interessano questi argomenti o la perception di Arduino, e ti invito ad accendere la campanella in modo da ricevere tutte le notifiche qualora uscissero nuovi video. Io ti ringrazio nuovamente, ti auguro un buon proseguimento, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!